Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Ho un raffreddore micidiale, quindi se la voce non è il massimo, scusatemi ma sto malissimo, cioè piango, ora sto lacrimando, c'ho il naso distrutto, però è questo, ve lo prendete così sto vlog, non ho intenzione di saltarlo, quindi lo registro, anche perché in realtà l'ho già registrato 3 giorni fa, prima di Pasqua, però riguardandolo mi sono reso conto che avevo fatto un casino bestiale. Perché? Perché avevo fatto in un solo video di 12 minuti la trilogia di Batman di Nolan, la trilogia di Iron Man, i film di Raimi, The Amazing Spider-Man, e avevo parlato anche un po' degli Avengers. Insomma, avevo fatto un pastone gigante in cui parlavo di tutto e non parlavo di niente. E quindi ho rivisto il video, non mi è piaciuto, è finito nel cestino ed eccomi qui a rifare il video nel quale ho intenzione di prendere in esame un solo film, o perlomeno una sola trilogia. Film per film durerebbe 2 anni sta cosa, però una sola trilogia, cioè quella di Batman di Nolan, ok? Pian piano vado a fare anche tutto il resto, magari alternando con qualche film brutto, anche perché ne ho visti un paio nei giorni passati e mamma mia che schifezze, quindi sono anche galvanizzato per quei filmacci di merda. Comunque, Batman di Nolan. Io tornerei un po' indietro al Batman di Burton, perché lì voglio ricollegarmi al discorso Nolan. I Batman di Burton, cioè Batman il ritorno, secondo me sono ancora il top. E perché sono il top? È vero che i film sono datati, è vero che a livello di effetti speciali oggi sicuramente si potrebbe ottenere di meglio, a livello di fotografia si potrebbe ottenere di meglio, a livello di costumi magari si potrebbe ottenere di meglio, ok. Ma i Batman di Burton hanno un'ottima caratteristica, cioè la coerenza. Burton, prima ancora di mettersi a girare, prima ancora di mettersi a raccontare la storia di Batman, prima ancora di impartire lezioni agli attori su cosa fare, si è preoccupato di creare un universo, un mondo che non fosse il nostro, in cui le avventure di Batman fossero plausibili. Quella non è la Terra, cioè Gotham di Burton non è sul nostro pianeta, è un'altra cosa. E lì, perché è stato attento a fare questa cosa, a creare un mondo sopra le righe? Perché così poteva fare delle cose sopra le righe. Il semplice fatto che ci sia un giustiziere vestito da pipistrello, pieno di gadget ultra tecnologici, che va a combattere il crimine, tra l'altro crimine composto da una moltitudine di personaggi veramente assurdi, quindi già il fatto che esista tutto ciò ti fa capire che se tu ambienti la storia di Batman nel mondo vero, con un'estrema pretesa di realismo, quando poi vai a fare certe cose risultano fuori contesto, ok? Ed è secondo me il problema della trilogia di Nolan, perché Nolan è vero che riporta il Cavaliere Oscuro a una dimensione più probabile, no? Cioè è tutto meno fumettoso nel Batman di Nolan, però comunque sia, in un mondo così realistico non puoi permetterti mai di sgarrare. Due facce non può esistere nel mondo vero, cioè quell'occhio gli va in cancrena se non lo bagna con qualcosa, per dire una cosa, ma ce ne sono tantissime. Quindi secondo me il problema di Nolan è l'eccessivo realismo che ha voluto dare al mondo, che ha voluto dare a Gotham, che ha voluto dare ai personaggi non supereroistici, quindi non i villain, non Batman, ma tutto il mondo è il mondo, e queste lotte fra cattivoni ed eroi rischiano di essere un po' troppo sopra le righe, ecco, questo è il discorso. Però la trilogia di Nolan è una trilogia tecnicamente elevatissima, cioè stiamo parlando di film con i controcazzi che hanno un'ottima regia, tranne le scene d'azione, poi ci arrivo, però generalmente hanno un'ottima regia, una fotografia stellare, degli effetti speciali bellissimi e in generale una realizzazione certosina, quasi che si avvicina alla perfezione per certi aspetti, quindi non posso dire nulla sul piano tecnico dei film di Nolan, anzi io li ho visti più e più volte, soprattutto il Cavaliere Oscuro che è il mio preferito, c'è il personaggio del Joker che è indimenticabile, bellissimo, è riuscito forse a soppiantare nell'immaginario collettivo il Joker di Nicholson e non è che ci voglia poco, quindi secondo me sono film potenti, film che sono destinati a diventare anche dei classici, soprattutto il Cavaliere Oscuro, perché Batman Begins è un film studiato per far partire tutto il resto, no? Quindi è debole, ma solo se lo confronti agli altri due, perché altrimenti Batman Begins in realtà è quello che concettualmente mi piace di più. Perché continuamente si parla del fatto che Bruce Wayne passi da uno stadio di vittima spaventata allo stadio di cacciatore, quindi da spaventato diventa un personaggio che incute
timore. E di Nolan mi è piaciuto anche il fatto che sulla morte dei coniugi Wayne non se la sia menata più di tanto, neanche lo stesso Bruce da bambino se la mena più di tanto, perché poi Batman non è un personaggio depresso, un personaggio vittima degli eventi. Batman è un personaggio che a suo modo, e dico a suo modo, reagisce alla tragedia. Non è che sono morti i genitori, ok, sto tutto il tempo chiuso in camera, la mia vita è finita. No, lui prende atto delle mancanze, delle carenze della giustizia nella città di Gotham e dice: forse dovrei fare io qualcosa, perché io ho capito cos'è la giustizia. E Batman è convintissimo di aver capito cos'è la giustizia, anche se il concetto di giustizia è veramente troppo grande perché un uomo solo riesca a comprenderlo appieno. E quindi qui nasce il personaggio di Batman, ma non nasce tra i piagnistei e le sofferenze. Bruce Wayne butta la faccia in mezzo ai pipistrelli e poi inizia il suo addestramento. Quindi penso che il primo film sia molto molto bello, concettualmente è quello che mi piace di più. Come realizzazione il secondo è quello che amo maggiormente, anche proprio per la presenza del Joker. E il terzo film, secondo me, è quello che fa un po' acqua da tutte le parti. Ma ragazzi, sto parlando sempre di ottimi film, anche perché con il budget che ha a disposizione Nolan, per fare un film di merda devi essere veramente Michael Bay. Quindi tranquilli, cioè non sto dicendo che sono brutti sti film, sto dicendo che rispetto a quelli di Burton hanno qualcosina in meno. E se fossero intrisi di quell'atmosfera, se fossero così ben coesi, se fossero così plausibili, forse mi sarebbero piaciuti ancora più di quelli di Burton. Quindi fate due conti, ok? Il terzo film di Batman mi ha fatto un po' cagare per tanti motivi. Non mi piace come è stato trattato il personaggio di Bane. È vero che Bane è in realtà... Vabbè, non faccio spoiler, però Bane non è il cattivone supremo in quel film. Però... non mi piace, secondo me poteva essere sfruttato molto molto meglio. Secondo me non doveva essere doppiato da Filippo Timi, questa è una cosa sicura. Però quel film ha degli evidenti buchi di sceneggiatura. C'è Bruce Wayne che a un certo punto viene rinchiuso in un gulag, privato della tuta di Batman, privato dei gadget. Riesce a risalire su da questo gulag, però mi dovete spiegare come minchia ha fatto ad arrivare a Gotham senza i suoi gadget, senza la sua tuta. È arrivato a Gotham, che tra l'altro era chiusa, cioè non si poteva accedere a Gotham facilmente. Quindi sta cosa non viene spiegata, non si sa. Esattamente come sono molto confuse le sequenze iniziali nell'aereo, cioè veramente l'ho dovuta guardare tre volte per capire che cazzo stava succedendo. E credo anche molti di voi, ragazzi, cioè non abbiate paura di dire che una scena non l'avete capita. Perché lo so che fa molto effetto, ah sono un ritardato, non l'ho capita la scena. Lo so, anch'io mi sento così quando una scena non la capisco. Però spesso è perché non si capisce. Cioè, veramente, l'inseguimento del Cavaliere Oscuro, quando c'è il Joker che tampina il furgone corazzato, quella scena, quell'inseguimento, io lo ammetto candidamente, io non ci ho capito un cazzo. Non ci ho capito un beneamato cazzo. Quella scena è confusa. Se ci fate caso, Nolan, in tutte le altre sequenze, è impeccabile, è perfetto. Nelle sequenze d'azione, Nolan precipita. E non a caso i film più belli di Nolan sono film privi di azione, guarda caso. Ma non dico che Nolan non sa fare le scene d'azione perché è un cane. Dico che le scene d'azione sono una peculiarità del regista. Se non ce l'hai, non ce l'hai. La scena d'azione, prima ancora di essere efficace, prima ancora di essere d'impatto, bella visivamente, deve essere chiara. Un inseguimento, un combattimento hanno delle cazzo di regole grammaticali che se non le rispetti lo spettatore sparisce, non capisce più che cosa sta succedendo. E purtroppo nel Cavaliere Oscuro c'è un inseguimento di 4 minuti in cui il tuo cervello viene preso a schiaffi. Punto. Ora, a parte questa cosa, che poi è proprio, secondo me, è proprio Nolan, che non è per lui, per il resto sono ottimi film, a me piacciono tantissimo, anzi Burton, Nolan, e alla fine metto quella merda di Batman Forever e Batman e Robin di Schumacher. Ok, se Schumacher avesse preso Batman, l'avesse pucciato nelle paillette e gli avesse dato un bel accento napoletano, forse lo avrebbe snaturato meno di come ha fatto. Sono terribili i film di Schumacher, quindi Nolan arriva in un periodo della storia di Batman in cui era stato demolito il personaggio, quindi un grazie a Nolan per averlo ripreso per le orecchie da pipistrello e averlo riportato al cinema con una dignità, finalmente. Piccole carenze tecniche, piccole carenze a livello di impostazione globale, ma comunque sia una trilogia della Madonna, signori. Non sto dicendo che... ok, è bellissima, quindi
credo che vada vista, anzi io consiglio, se avete tempo e se avete voglia e se avete la resistenza per farlo, di guardare tutti e tre i film in fila, perché rendono moltissimo. Io l'ho fatto, sono nerd, lo so. Comunque sia, la prossima volta magari faccio un video su Iron Man, oppure faccio un video su un film brutto, non lo so, dipende dal tempo che ho, perché i film brutti mi portano via molto più tempo dei vlog normali. Comunque ragazzi, grazie dell'attenzione, alla prossima e buone feste. Ma non sarà più festa quando pubblicherò sto video.